13 marzo, camicetta di seta e cappottino e io sto facendo la schiuma. Faceva già caldo, adesso sono quasi le 10, ma faceva caldo anche alle 8 e mezza questa mattina, ragazzi, un caldo che non vi potete immaginare, però sono contentissima perché mi sono potuta vestire carina. Carinella, guardate, camicetta, jeans e lo stivalone di Serena Profumi. E non, cioè, non vedevo l'ora che arrivasse un po' di caldo perché l'inverno, non so voi, ma io mi sento brutta, spenta, perché sto sempre accollatuta, ho questi maglioncioni. Ieri mi sono messa la minigonna, vabbè, chi mi segue su Instagram ha visto la foto, forse l'ho postata io o Lillo, non mi ricordo. Quindi, vabbè, bellissimo. Ora, stamattina sono andata a fare, ora, stamattina sono andata a fare un po' di giri, tra cui in banca, perché ci ha preso un mezzo coccolone, su un mutuo che è arrivato, cioè, ha aumentato un botto, quindi ci ha preso un colpo. E poi dovevo andare pure al caffè sempre per fare quella cosa della mensa, ma mi si è fatto un po' tardi stamattina. Anche perché se mo vado al caffè sicuro perdo un botto di tempo. Mo ci vado domani mattina. Intanto sono andata in banca, mi sono fatta da pure i documenti che mi servivano. E stamattina approfitto per, visto che c'è una bellissima giornata, ovviamente panni e via dicendo. Ah, stamattina Stefano è entrato alla seconda ora perché io ci avevo un po' di cose da fare stamattina, non era mai entrato alla seconda ora, però una favola, perché ci siamo alzati sempre alle 7:30, di solito 6:30, quindi abbiamo dormito un'oretta di più, un'oretta per modo di dire, perché alle 5 lui si è svegliato perché aveva sete, doveva andare al bagno e si è infilato nel letto con me, quindi avrà ripreso sonno che era nei 6 e qualcosa, e quindi vabbè, abbiamo dormito diciamo un'oretta di più, però molto bello, tutto molto in relax. Siamo andati a fare colazione al bar. Sono andata a fare i giri che dovevo fare, me lo sono portato dietro. E poi, perché avevo anche degli appuntamenti, quindi non è che potevo andare quando mi pareva, e poi l'ho portato a scuola. E questo, vabbè, mi metto a fare un po' di cose, ma accendo pure un po' di televisione perché sul 9 la mattina fanno, dalla mattina fino alla sera, tutta roba su di donne mortali, tutte queste cose qua che a me mi piacciono, cioè mi piacciono queste storie da serial killer, più che altro perché mi ricordo che quando ero piccola e veniva mia nonna a casa, la prima cosa che gli dicevamo era: nonna, ci racconti un fatto? E per noi un fatto era una storia, però lei ci raccontava cose cruente o comunque strane che succedevano nei telegiornali. Le favole di mia nonna erano quelle, però per noi era un fatto. E quindi mi metto quello, mi fa compagnia, mi passo l'aspirapolvere e panni. E la mia cesta è sempre in queste condizioni. Questo non è da lavare, ma di nuovo in queste condizioni. Ovviamente, me levo gli stivali perché non è che posso stare dentro casa con gli stivaloni. Con questi stivali sono bellissimi. Mi piace un sacco questo dettaglio qui, non mi casco. Sì, non fate caso alle unghie, ragazzi, perché io da lunghe così non capisco per quale motivo i pollici mi si spezzano proprio da qui, senza nessun motivo, non è che ci vada a sbatte. E l'indice, molto bene. Vabbè, comunque mi piace da morire questo dettaglio qui. E onestamente era una vita che non portavo i tacchi, ieri l'ho portato tutto il giorno e non ci ho avuto un po' di male ai piedi, sì, ragazzi, lo dico perché non sono abituata, cioè mi faceva male qua sotto, però non ho avuto i campi i piedi e polpacci, cosa che qualsiasi tacco io porto mi succede sempre, anche quando portavo i tacchi tutti i santi giorni, la sera c'avevo sempre comunque i crampi. Con questi no. Ho qui la mia brocca da 1,5 litri, perché il nefrologo mi ha detto che devo bere poco, anche ogni 2 ore, di non sovraccaricare i reni, e quindi ho la mia brocca da 1,5 litri che devo portare fino alla sera. Vi volevo un attimo aggiornare, perché non credo di averlo fatto né su Instagram né qui su YouTube, sul fatto della fascetta per riallineare i denti, perché mi avete fatto un sacco di domande. Ora, io non sono un dentista, ovviamente, io ce l'ho e non si vede, e io ho messo la Smile Tech, questa qui, non è una collaborazione, né tantomeno una sponsorizzazione, ho pagato di tasca mia. E la domanda che mi avete fatto, più gettonata, diciamo, è questa: se è, parte il prezzo, mi avete chiesto, e se è, comunque i risultati sono duraturi e definitivi.
Allora, in realtà il prezzo varia molto in base al lavoro che voi ovviamente dovete fare. Quando io ho chiesto cioè, ho chiesto di voler mettere comunque l'Invisalign, diciamo, anche se poi questo è Smile Tech, vabbè, comunque il concetto è quello. Lui mi ha detto: vediamo, perché non è detto che i tuoi denti possano avere il risultato con la fascetta invisibile. Quindi gli ho fatto dare un'occhiata così e mi ha detto sì, si può fare, quindi penso anche che vada in base a quanto siano storti sti denti effettivamente. E mi hanno fatto il preventivo, anche perché in alcuni casi vanno messi dei, da quello che ho capito, dei distanziatori, quindi non è solo quello. E quindi il prezzo varia un po' a seconda delle condizioni e dal tempo in cui ci vuole per riallineare i denti. Come vi ho fatto vedere su Instagram il filmato, mi hanno proprio mandato la mia arcata e in 5 mesi il risultato che io vado ad ottenere. Praticamente io riallineo i denti al 100%. Il risultato è sì definitivo, ma dovete fare un mantenimento, nel senso, lui mi ha spiegato o fai uno sprintaggio, il che significa mettere, credo si chiami sprintaggio, un ferretto qua dietro, che non si vede ovviamente, e che mantiene i denti allineati, fermi lì, quindi non devi fare più niente perché il dente rimane dritto com'è. Io però lì per lì ho detto, ah vabbè, poi ho detto, il pensiero di stammi sempre a sentire sto ferro, anche no, e quindi ho optato per le fascette di mantenimento. Boh, non mi ricordo quanto costerà, mi ha detto forse 50 euro la fascetta di mantenimento, poi non so se va cambiata, penso di sì, ogni tot andrà cambiata. Però ho preferito la fascetta perché tanto comunque è veramente invisibile, raga. Cioè, non si vede proprio. Anche se è scorrido, cioè la gente non se ne accorge assolutamente che c'ho l'apparecchio. Anche adesso mi sono levato che è venuta mia sorella, non sapeva che l'avevo messo, ma si è messa apparecchio. Quindi non se ne accorge nessuno. Quindi ho pensato tranquillamente, anche se siete su un posto di lavoro, non si vede assolutamente niente. E l'unica cosa, a me il dentista mi ha detto anche, no, ovviamente non ci posso mangiare. Però mi ha detto, volendoci puoi anche bere il caffè perché effettivamente è una protezione per i denti. Dice, tant'è che tanti mettono la fascetta non tanto per riallineare i denti, ma per proteggerli dall'ingiallimento. Solo che poi si ingiallisce la fascetta. Quindi io preferisco, se tanto non è che bevo chissà quali caffè, preferisco togliermi la fascettina, prendermi il caffè, me lavo i denti e mi rimetto il mio bel apparecchio. Quindi diciamo che il lavoro è tutto molto soggettivo in base alle vostre condizioni. E avevo detto che questo qui lo mantenevo storto così com'era, perché effettivamente mi piace sto dente così, però non lo so, adesso vediamo quando ho riallineato questi, sicuramente mi verrà voglia di riallineare anche questo. E quindi questo era l'aggiornamento, perché me l'avete chiesto in tanti e non avevo ancora avuto l'occasione di spiegarvi appunto questa cosa. Ovviamente lo sto pagando tutto a rate, raga, perché cioè, comunque non era venuta una cosa eccessiva, assolutamente, altrimenti non l'avrei fatto, però lo sto pagando comunque a rate. Facendo tardi, chiavi della macchina, chiavi di casa, ho chiuso le serrande, cappottino. Questo pure su Instagram mi avete detto quanto è bello. In realtà, ragazzi, ce l'ho da prima che nascesse Stefano. È di Sandro Ferrone questo. E ero in fissa un periodo dove compravo tutti i cappottini. Devo ancora scucirci le tasche, ma non sono in grado. Fatto sta che lì me ne compro un botto, ce n'ho pure uno. Molto bello, però è tipo, non so se ve lo ricordate, è tipo scacchi rossi e neri e poi c'ha la manica un po' a tre quarti e mi piace che escano fuori le altre maniche da sotto i giacchetti. E poi ho ritirato fuori la borsa, vi ricordate? Flussimetria San Valentino, quanto l'ho desiderata questa borsa e l'ho ritirata fuori. Con le belle giornate mi sento più bella anch'io. Tra l'altro su Instagram avevo postato una foto di più. Aspettate, devo fare una cosa perché se questa mi fa la cacca sotto la porta, cioè devo mettere i gradini per la strada, levati di più. Poi il bello è che lei è completamente sorda e io ancora ci parlo. Perché dovete sapere che una volta che apro la porta
lei ha fatto la cacca, io mi trascino la cacca sotto la porta. Quindi ci metto questo, anche lui l'ho detto che mo si inventa qualcosa. Ok, non fa la cacca, eh? Vengo subito, Pata. Su Instagram, su Instagram ho messo una foto che mi ha mandato mio padre stamattina. Dai, raga, giuro. Di quando avevo 14 anni e avevo fatto la foto per il libretto sanitario per quando andavo, quando lavoravo come stilista, serviva sta foto. È schizzato un po' di colore coi pennarelli di Stefano. Ok. E cioè, raga, giuro, una tenerezza. La fotografia, ma ho detto, sto molto meglio adesso di quando avevo 14 anni. Mamma mia, la macchina lercia, fa caldissimo e io da una parte spero che Stefano non mi chieda di portarlo in piazza a giocare, perché poi abbiamo pure il basket, quindi se fosse proprio qualche minuto, cioè qualche minuto, 10 minuti, un quarto d'ora, 26 gradi. Però sono quelle giornate che in macchina e fuori fa caldo, ma dentro casa fa freddo, infatti con la camicetta un pochetto, infatti mi ero rinfilata questo, con la camicetta stavo un po' scomoda. Vabbè, la scarpa di Stefano, ma ricordate? Merendina post allenamento a seconda ora, a seconda ora. Fa freddo, sai, per dentro. Beh, perché tu sei sudato. Messa rossa! 5, 4. Esci da lì, mannaggia a te. Al buio e in una posizione scomoda sto cucinando, siamo tornati adesso dal basket, però voglio dire una cosa, perché le polemiche sono sempre all'ordine del giorno e credo che darò proprio il titolo a questo video. Nel video precedente, dove ho detto odio i gatti, io me lo immaginavo ovviamente, qualcuna subito, ti levo il segui perché fai schifo, perché odi i gatti. Raga, il fatto che una persona poi odio tra virgolette, perché cioè odio i gatti significa non mi piacciono, e non è che li odio, che li ammazzo, lungi da me una cosa del genere, ma non ho proprio simpatia per i gatti. Questo non toglie il fatto che se vedo un bel gattino lo fotografo, fatto sta che sul mio Instagram ci sono anche foto di gattini o visti così sul web o addirittura quelli di mia zia, o se vedo un bel gatto mi rendo conto di che è un bel gatto, anche il gatto della vicina mi viene, mi dorme nel vaso, non mi dà alcun fastidio. Il randaggio mi scoccia un po', ma il fatto di dire odio i gatti è perché io ho proprio una... Io ho anche detto scusate, io lo so che ci sono tantissimi amanti dei gatti, ma io ho una repulsione forte per i gatti. Finché mi sono lontani, ma già l'avevo detto un sacco di anni fa questa cosa, ma se il gatto mi si avvicina, mi si struscia, mi fa quel movimento di alzare la coda e accostarmi, se a me mi vengono i brividi lungo la colonna vertebrale, ragazzi, non riesco a toccarli, né a prenderli in braccio, né tantomeno a carezzarli. Mio figlio lo fa. E a me fanno proprio senso, è come chi, come di, ah, non si possono odiare gli animali, tutti gli animali sono meravigliosi, raga, no, sfido chiunque a dire che è bello un topo de fogna o
ci sono quelle persone che odiano o odiano sempre tra mille virgolette, detestano i serpenti. Io odio tutto ciò che striscia, non posso vedere, cioè mi metti una cavalletta qui, non mi fa nessun effetto, mi dici mangia una cavalletta essiccata, mangerei pure la cavalletta essiccata, tant'è che mi sono mangiata la pasta fatta con la farina dei grilli. Mi dici le cose che strisciano, ho una forte repulsione, e purtroppo il gatto è una di queste, mi dà veramente fastidio, cioè voi non mi potete vedere, ma mi, cioè, sto così, mi si accartocciano le caviglie, mi fanno veramente senso, tant'è che mi sono entrati anche i gatti dentro casa, vi dico la verità, mi danno fastidio, ho questo problema con i gatti, quindi non credo di aver detto niente di male, cioè non è che ho detto, dovrò bippare tutto, ma non è che ho detto mo ammazzo il gatto o mo mangio a colazione, cioè dire odio i gatti significa non mi piacciono, ma non è un non mi piacciono, è proprio un, cioè, un fastidio molto forte. Però ripeto, se vedo il gattino per strada molto carino, facile anche che io lo fotografo, quindi quando una persona dice e si esprime, soprattutto in questo ambito dove io poi tra l'altro sono molto, lo sapete, pane pane, vino al vino, nel senso che non sto a centellinare tutte le parole perché devo piacere a tutti quanti, sono molto tranquilla perché chi mi segue ormai mi conosce da anni, cioè, e dico anni perché ho mostrato di tutto e di più su sto social, quindi sto molto tranquilla quando affermo alcune cose. Però poi ci sono le altre persone che giustamente magari la vivono male, perché so che ci sono tante amanti di gatti, io purtroppo il gatto è un animale che non mi farei mai nella vita, tant'è che mio figlio mi ha detto da grande voglio il gatto, io ho detto basta che quando vengo io me lo levi di mezzo, perché io ragazzi non ce la posso fare, non mettetemi in croce per questa cosa, non ce la faccio, non posso essere falsa su questo. Già, chiuso questo discorso, comunque a basket mi sono morta di freddo, di sol, oggi era una giornata bellissima, quindi sono andata camicetta, meno male che mi ero messa questa, cappottino, ragazzi giuro il freddo, cioè una cosa allucinante. Comunque Stefano si è allenato in merda, cioè il primo allenamento, il secondo allenamento ragazzi, cioè proprio da, si è allenato veramente male, mi auguro che mercoledì dia il meglio di sé, perché è stato un allenamento pietoso, non solo il suo, tutti, ma io ovviamente guardo mio figlio, allenamento pietoso. Scusate, ma io ho la bestia di Satana che piange perché ha fame, ma gli sto facendo la ciccia, ma sta si sta leggermente freddando. Ah, un'altra cosa volevo dire, qualcuna un po' di tempo fa mi ha detto, non mi ricordo il commento, ma ha scritto, però gli ho già risposto, però magari qualcuno pensa la stessa cosa, e mi ha detto dagli l'omogenizzato di cavallo, di quello, di quell'altro. No, Phoebe non può mangiare assolutamente nulla perché è allergica a determinate cose, ma il problema è che lei, con tutti i tipi di alimentazione che abbiamo provato da 16 anni a questa parte, va perennemente in diarrea, anche se io in questa carne, per assurdo, gli metto un qualcosa di diverso, lei mi va in diarrea. Quindi lei da tempo può mangiare solo maiale, quindi con la veterinaria lei mangia cucinato, lei mangia soltanto arista di maiale, che può essere anche macinato di maiale, però fondamentalmente compro l'arista, mischiata con o il pane secco o una fetta biscottata se non c'ho il pane secco, e poi all'interno mettiamo l'avena, questa qui però senza zucchero, senza niente, per proprio i suoi problemi di bagno, quindi perché a volte è anche molto stitica, quindi c'ha dei problemi particolari, quindi lei può mangiare solo questo, non mi accingo a mettergli altre cose, ogni tanto gli posso mettere un pezzettino di carota giusto per fargli mangiare qualche verdura, ma devo stare molto attenta a quello che mangia, ormai sono 16 anni, quindi mi sono affidata alla mia veterinaria, lei mangia solo questo, ha dato una capocciata, non so se avete sentito, la faccio mangiare altrimenti sta qui tipo 50 anni. Balla barracuda, sì ma balla nuda, zazza, sì ma le macchine, ma che cavolo, curata, ma quante verogne, scusa, la abbracciava sulle casse, sul... Sì, l'ha prese, bravissimo, sicuro l'ha prese tutte.
così, ma dove? Zazà. Noi stiamo pure con i libri da studiare, ragazzi, eh? Facciamo tutto insieme stasera. Allora, ragazzi, visto che sono le 21:30 e tra mezz'ora dobbiamo spegnere, io direi che lo riascolto un secondo in storia, poi basta, poi ci vediamo un po' di TV. Io vi do un baciotto, anche Stefano, Stefanino, vi diamo un baciotto con lo schiocco e domani siete migliori di oggi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.